Buonasera, ben ritrovati a Prima serata. Giorni caldi, ci avviciniamo sempre di più all'appuntamento elettorale. Escono sondaggi che cominciano a chiarire anche i valori in campo e le ripercussioni si vedono anche in vista delle amministrative con rotture a livello locale eh, nel campo del centrodestra. A proposito di campo, parleremo anche di un campo largo che si sta molto restringendo anche sul fronte del centrosinistra, ma la precedenza va all'uomo del momento Generale scrittore ovunque vada eh, crea contestazioni ma anche eh, viene, viene acclamato, fa il tutto esaurito. Questa sera è a Vigonza. Allora, intanto, partiamo da qui: partiamo dalla copertina di Stefano Maltauro. Axera progetta e realizza il tuo data center. Soluzioni iperconvergenti. Un unico stack controllato dal software. Servizi in cloud su data center certificato Tier 4. Data center tradizionali con struttura a tre livelli. Axera, telecomunicazioni e soluzioni ICT per il tuo business. www.axera.it. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage funita. Puoi dirvi sì, puoi dirvi no. Presenterò il libro del generalissimo Vannacci il 23 prossimo in quel di Vicenza. C'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Con... Venite a trovarci, comando no trovo, centri sociali di Vicenza che dicono che non c'è nessuno spazio a Vicenza per fascisti violenti, misogini e razzisti. Potete fare tutte le mobilitazioni del mondo, certo. ma Vannacci chi c'è parlerà, non abbiate dubbi. Parlerà il bandierone, non più il sangue scorrerà, nessuno osi impedire. Ah, beh, al generale da... Vannacci eh. e a Giuseppe Cruciani di fare il loro dibattito ma, ragazzi, grazie, ma quando grazie, in Genova. città arriva il circo eh. ma ci deve essere la fanfara scherzi a parte Bannacci deve assolutamente parlare e nessuno gli impedisca qualche fischietto lo tollererà ma... pure lui qualche a fischietto, fischietto. È una cosa abbastanza sconcertante. Che per manifestare la propria libera opinione e i propri pensieri ci sia bisogno di forze dell'ordine, polizia, carabinieri che garantiscono questa libertà costituzionalmente invece garantita, è una cosa molto sconcertante. Perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. Allora, do il benvenuto questa sera nello studio di Prima Serata ad Antonella Tocchetto del Partito Democratico. Buonasera. Grazie, buonasera. E grazie lei. di aver accettato l'invito. Sergio Berlato, Fratelli d'Italia. Buonasera. Buone... Onorevole. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Buonasera. Massimo Bardin, consigliere dei Civici per Possamai. Buonasera, Corretto. Buonasera, buonasera e grazie tutti. di essere con noi. Michela Morellato. Che è l'organizzatrice dell'evento di sabato, l'ideatrice, diciamo pure. Eh, ne, parliamo, ne parliamo subito. Corrado Cortese, Più Europa, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito, un saluto ai telespettatori. E Rossella Olivo, eh, Forza Italia, buonasera, buonasera grazie, a tutti. grazie di essere grazie tornata a nello studio di prima serata. Stiamo per collegarci con Vigonza, dove questa sera è in corso una presentazione di uno, del primo libro del generale Vannacci con contestazione all'esterno del teatro. Prima un paio di istruzioni per voi che siete da casa, per i messaggi, il numero lo vedete in sovraimpressione. Scriveteci, diteci quello che pensate. C'è anche un sondaggio, anche attraverso il sondaggio potete dire la vostra: sono appunto giorni caldi per le candidature in vista delle europee. Sappiamo che al leader della Lega, Matteo Salvini, non dispiacerebbe avere il generale candidato nelle liste. Si parla addirittura di un posto in primo piano, il posto di capolista, contemporaneamente offre. Eh, un posto anche al governatore Zaya. E allora, Zaya o Vannacci, diteci chi preferite al, eh, alle europee. Chi preferite vedere a Bruxelles? Andiamo subito ad Anna Iselle. Invece, a Vigonza, Anna, buonasera. Se mi senti, subito a te la linea. Raccontaci che cosa sta succedendo. Sì, buonasera. Inizia da qui, da Vigonza, il viaggio veneto di questa settimana del generale Vannacci, che sabato sarà a Vicenza. E dunque, qui questa sera al teatro, Quirino De Giorgio, per presentare il suo primo libro, Il mondo al contrario. Un libro che ha già venduto oltre 250.000 copie, un libro che da oltre otto mesi sta tenendo acceso. Il dibattito e lo scontro tra chi si dice allineato con il pensiero del generale Vannacci e chi invece lo critica aspramente, ed è quello che sta succedendo qui questa sera a Vigonza in piazza Zanella. Da un lato il teatro Quirino De Giorgio, sold out, tantissime le persone che sono arrivate ad accogliere il generale Vannacci tra selfie e eh, firma copie, e poi dall'altro lato un sit-in pacifico di eh, proteste. Diverso da chi il titolo scelto dagli organizzatori proprio eh, per riaffermare un approccio alla diversità basato sul rispetto della Costituzione, rispetto appunto a tutte le idee esposte più volte dal generale Vannaci sono scese eh, in piazza un centinaio di persone aderenti al partiti come il Partito Democratico e poi eh, l'AMPI. E dunque, un lato eh, il lato dove sta tenendo in questo momento la presentazione del libro generale Vallacci, dall'altro la eh, contestazione alle sue idee. Ed è una piazza, quella del centro di Vigonza, un paese del Padovano di circa 20.000 abitanti. Questa sera letteralmente blindata con forze eh, dell'ordine fuori dal teatro e in tutte le vie eh, limitrofe. E dunque ascolterei con voi proprio le parole del generale Vannacci che abbiamo intervistato qualche minuto fa. Ma guardi, io il sittina ancora non lo vedo, non so se ci sarà più tardi, però quello che dico sempre alle persone che sono critiche nei confronti di quello che io ho scritto è di accomodarsi all'interno della sala e di rappresentare con educazione e pacatezza le ragioni per le quali non condividono le mie idee. Sono sempre pronto a rispondere, non mi spaventano i confronti e ritengo anzi che dai confronti e dalla critica possa nascere qualcosa di nuovo e di migliore. Inizia da qui la settimana veneta, poi eh, sabato sarà anche a Vicenza. A Vicenza l'attende anche lì un sit-in, un corteo di protesta, tante associazioni che appunto protesteranno mh, per la decisione anche del Comune di, di accogliere il suo libro. Ma anche qua mi piacerebbe capire la protesta che cosa è rivolta, no? Perché se è rivolta al fatto che io non debba parlare, invece che una protesta si dovrebbe chiamare censura. Se invece è rivolta alla critica dei miei pensieri, invece che protestare fuori al freddo e magari sotto la pioggia, vengano dentro e ci rendano i dotti del perché non sono d'accordo. Ripeto, sono sempre pronto al confronto. Dicono per l'appunto che inneggia all'odio, alla violenza, al sessismo. Questo è un po' quello che compare anche nella locandina di questa manifestazione che ci sarà a vicenda. Allora, a tutte queste persone io le esorto a leggere il libro, perché chiunque abbia letto il libro si è reso conto che non c'è nessuna esortazione e istigazione all'odio, né alla violenza, né al sessismo, né alla misoginia, non c'è la parola ebreo, perché sono stato etichettato anche di essere antisemita. Quindi, per basarsi sulla realtà, le cose bisogna conoscerle, quindi li esorto a leggere il libro, a studiarlo. Approfondirlo e poi, libro alla mano, mi vengono a dire dov'è che traspare o dov'è che loro pensano che traspaia questa eh, diciamo, queste, queste parole forti o comunque queste, queste, queste accuse di misoginia, sessismo, razzismo e così via. E ne discuteremo senza nessun problema. E non avrò problemi a dimostrare che tutte ciò sono accuse infondate. In Europa la candidatura ci sarà, non ci sarà insomma. Si espone. Lei vorrebbe fare lo scoop stasera, eh? Certamente. <ride> no, guardi, non lo so, non lo so. È una, è una cosa che sto valutando. Ringrazio sempre chi mi offre queste opportunità perché vuol dire che riconosce alcune qualità nel sottoscritto. Uh, valuto, lo valuto sia da un punto di vista professionale, lo valuto dal punto di vista dell'influenza che potrei avere qualora mi dedicassi al mondo politico, ma anche da un punto di vista personale visto che una scelta di questo tipo comporterebbe comunque. Del, dei cambiamenti a livello dei, degli affetti più vicini e più cari. Sarebbe comunque con la Lega, con il centrodestra. Guardi, non ho ancora scelto se mi candiderò, quindi figuriamoci se posso aver scelto uh, la fazione, il partito, lo schieramento col quale mi potrei candidare, non glielo so dire. La attrai però Bruxelles un po'. Ma a me attraggono tutte le sfide e penso di averlo dimostrato durante la mia vita. Uh, è chiaro che mi considero una persona che per tutta la vita ha dedicato la propria professione alla patria e quindi anche fare una scelta del genere potrebbe essere eh, inquadrata no? in quello che ho fatto in tutti gli anni precedenti. Parlando appunto di politica, cosa ne pensa anche un po' della rielezione di Putin? Guardi, intanto dico che non conosco il contesto e i dettagli in cui è avvenuta questa rielezione. A livello generale, eh, quando un popolo si esprime, va rispettato. Poi bisognerebbe vedere quali sono state le condizioni in cui sono avvenute queste elezioni. Se sono elezioni democratiche ogni paese è libero di eleggere il proprio rappresentante in base a quelle che sono le sue motivazioni. Quindi concorda praticamente con le parole di Salvini. Io non conosco quello che ha detto Salvini, ho detto a carattere generale e ho premesso che non conosco le condizioni che esistono in Russia e quali sono state. La situazione nella quale si sono svolte le elezioni a carattere generale, però penso che sia innegabile che una democrazia o comunque una forma di governo che è espressione della volontà popolare non può essere che legittima. Allora, rieccoci in studio, torniamo da te Anna non appena ci chiedi la linea, anche perché è una serata ricca di spunti eh, e, e soprattutto eh, so che hai sentito anche le persone sia che stanno manifestando sia quelle che sono entrate all'interno del teatro. Torniamo da te più tardi, io voglio sentire da Michela Morellato perché Vannacci è così divisivo e, e perché è, appunto ha deciso di ideare questa giornata, questa... Uh, questo evento al Teatro Astra Vicenza sabato è molto semplice io l'avevo già ideato a Gallio avevo fatto un evento ho fatto 600 persone che adorano il generale Vannacci e i suoi ideali i suoi valori e a un certo punto ho pensato perché no farlo nella mia città a Vicenza ho chiesto a varie persone non faccio nomi per non creare ulteriori problemi però persone sia di destra che di sinistra, nessuno mi ha detto no, mi fanno, mi dicono Michela, puoi affittare il teatro, sia comunale che quello teatro Astra, io ho pagato e quindi eh, money talk, cioè, i soldi parlano, ho pagato per fare un evento per gli affari miei, come il mio lavoro è public, le, le pubbliche relazioni, ho fatto un evento per la città. A un certo punto mi sono trovata a parlare con la Digos e mi è anche venuto un attacco di panico perché ho detto ma stiamo scherzando? Non mi è mai successo nella vita di creare un evento con una persona piacevole come il generale Vannacci, come il mio amico caro Giuseppe Cruciani e mi sono trovata a parlare con la Digos, con eh, la mobilitazione, questo bocciodromo, lampi. Allora a un certo punto ho detto fermi tutti ragazzi, fermi tutti. Ho chiamato, non posso dire ancora un altro nome perché altrimenti poi... Va bene, non diciamo okay. i nomi. Ve lo racconto così, ho chiamato chi di dovere, ho detto datemi il numero di chi è capo di questo bocciodromo. Me l'hanno dato, si chiama Francesco, non dico il cognome però si chiama Francesco. E gli ho scritto un messaggio, ho scritto Francesco ma cosa stai facendo? Perché ho letto, questo, ho letto praticamente questo post sui social di questo bocciodromo che non ne avevo mai sentito parlare L'ho scoperto ora, tipo una settimana fa, e gli ho detto, ma perché stai facendo questo? Leggo il post e dice, noi siamo antifascisti, antirazzisti, fe femministi, eccetera. Gli faccio, ma vi rendete conto che alla fine, alla fine dei conti no Vannaccio e Cruciani fanno la loro vita. Voi state sabotando una donna, quindi una businesswoman, state sta sabotando me. Una donna, visto che fate tanto i difensori dei, no dei diritti delle donne, mi state rompendo le palle a me. Ecco, scusate. Ah, siamo non si in faccia dire... protetta. Ma siamo in faccia <ride> protetta. Le scatole, le scatole, state rompendo le scatole a me. E quindi lui mi ha detto: Ti richiamo. Il giorno dopo non mi ha più richiamato. Io l'ho lasciato perdere e ora lascerò il buon senso avere la meglio. Nel senso, se queste persone vogliono creare problemi al mio evento perché è il mio evento avranno poi delle diciamo succederà qualcosa perché io di certo non so se il pubblico mi conosce ma mi conosce perché io anche ero facevo parte certo, di TVA certo. tanti anni fa però il punto è che se succederà qualsiasi cosa a questo evento io prometto al pubblico e a queste persone che le cose non andranno come loro pensano va bene allora intanto speriamo che sia tutto pacifico speriamo, e che sì. non accada nulla mi dica lei aderisce però ai valori eh... ah certo altrimenti non lo invitavo ah, cioè, ecco in perfetto senso. e quindi non pensa che il generale sia ad esempio misogino ma eh, siamo in scherzando che ma mi vedi sono qua in calze rosa eh, da voi <ride> cioè ti pare che penso questo cioè... altrimenti a tocchetto allora lei l'avrebbe organizzato un evento col generale Vannacci no allora non solo non l'avrei organizzato devo dire che a me Michela la conosco da un po' di tempo mi è molto simpatica. Ma lei fa business. E anche Vannacci da come si è espresso fa business. Io inorridisco, lo dico proprio francamente, perché la politica è una cosa molto difficile e seria e chi la fa da tanti anni come me o come molti che sono seduti qua e sa le difficoltà nelle rispettive posizioni. Certo io magari con Berlato non sarò mai d'accordo, ma capisco che lui ha una lunga militanza e sappiamo Mi perfettamente quanto Mi sia difficile far politica. Che poi arrivi questo che diciamo così fa un po' la, 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 lo showman a me dà veramente fastidio considerando il fatto che ha detto una cosa che politicamente mi fa inorridire e non entro nel merito di quello che dice io non ho letto i libri me ne guardo bene e quando lui dice studiarli preferisco studiare video. però quelle poche cose che ho estrapolato da... Da, il, um, da, da quello che si legge, capisco che dice delle cose abbastanza banali. Ma in, un, in una situazione molto pericolosa, nella quale storicamente noi stiamo, dove le elezioni europee sono importantissime, che una persona come Vannacci dica: Beh, intanto non, ho, non so neanche se è da una, sarò da una parte o dall'altra, beh, le dico subito che sicuramente il Partito Democratico non lo candiderà. Questo è poco ma sicuro. E succedere? Non succederà. Beh, io, se succede che candidano capolista Vannacci, io restituisco la tessera. Mi sembra evidente. Okay. Ma comunque al di là di questo insomma siamo in un momento storico dove abbiamo bisogno di persone capaci che vadano a coprire ruoli importanti come eh, quello della can delle candidature europee e ci troviamo a parlare di figuranti. Quindi non solo non l'avrei organizzato, ma non mi piace sp la spettacolarizzazione che avviene in questi momenti in elezioni così importanti quando il mondo la si va alla rovescia come lui dice è un mondo alla rovescia no io dico va alla rovescia quando il il presidente Putin appena rieletto dice che lui c'ha la bomba atomica lì che la guerra eh, contro l'Ucraina non si riesce a risolvere che le questioni internazionali sono complicatissime dobbiamo mandare persone capaci che sappiano dove sono e soprattutto molto preparate Senta, le faccio però una domanda lei non, non credo che faccia parte di centri sociali o, o di altre organizzazioni come queste e, è anticostituzionale organizzare un, la presentazione di un libro eh, come sostengono ad esempio alcuni Spagante. Alcuni dei contestatori eh, viola qualche articolo della Costituzione oppure ci si può limitare a criticare senza cercare di impedire che parli? Allora, per quello che riguarda i centri sociali, da sempre comunque, hanno delle posizioni divisive. Io poi, in alcuni casi, sono stata anche il loro legale, quindi, come dire, li conosco bene. Loro prendono la loro posizione, ma è certo che se si invita una persona. Allora, costituzionalmente ognuno può organizzare quello che vuole e ognuno può protestare come vuole magari bisogna cercare di limitare che le proteste non vadano oltre perché se no poi ci sono uh, come dire delle, dei problemi di tipo penale ma quelli, i rappresentanti dei centri sociali li conoscono benissimo e anche noi <ride> avvocati li conosciamo benissimo però chiudo dicendo che la libertà di organizzare cioè, certo che se... Viene a essere presentata una persona che è così divisiva, ma non solo con i centri sociali, lo è anche con l'AMPI che non mi sembrano che siano così eh, agguerriti facilosi. come i centri sociali. Vuol dire che è una persona molto divisiva e può creare dei problemi, soprattutto a, a ridosso di elezioni. Perché io capisco allora, voglio scorporare Michela, perché Michela è una che organizza eventi, lei può fare quello che vuole. Certo che a, alle porte di una elezione così importante e eh, il, il, il fatto che lui dica alcune cose diventa sicuramente molto divisivo. Eh, Sergio Berlato, queste sono elezioni comunque che prevedono le preferenze. Non è scontato no, che, 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 che chi viene candidato poi automaticamente venga eletto. E non mi sembra che. E la Premier Meloni o altri leader di Fratelli d'Italia sgomitino con la Lega per candidare il generale. È così o mi sono perso qualcosa? Guardi, quando la politica era una cosa seria, quando si voleva danneggiare un aspirante avversario, lo si ignorava. Quello che sto vedendo è che gli antagonisti, i centri sociali, il PD, del genere, stanno facendo un'incredibile pubblicità gratuita a Bannaci. Cioè, allora, se si riempiono delle sale, 400-500 posti, cioè poi è facile per alcuni riempire le sale. Io ho organizzato due incontri proprio in questi due ultimi fi fine settimana: uno sull'emergenza sanitaria a Bassano. Abbiamo fatto 2500 posti pagati, tra le altre cose, 10 euro a testa. E l'ultimo fine settimana, qui sabato, abbiamo fatto un altro evento con altri 2540 circa. In un altro settore che era il settore gestione faunistica. Perché dico questo? Perché se continuano così i sinistri a fare pubblicità a Bannacci è evidente che poi la gente incuriosita non solo comprerà il suo libro, e così potrà anche constatarne i contenuti, perché molti di coloro che contestano Vannacci non hanno mai letto i suoi libri, ma si sono limitati a leggere magari qualche titolone di qualche giornale che magari strumentalmente va a enfatizzare alcune, alcuni concetti. Eh, che sono stati estrapolati. Dico semplicemente per quanto riguarda le elezioni europee: fortunatamente le elezioni europee sono una, un evento importante perché permettono ai cittadini di poter scegliere i propri rappresentanti attraverso le preferenze. Quindi, se anche Van, o chiunque altro verrà candidato, non vuol dire che verrà messo in un destino bloccato dove verrà sicuramente eletto ma sarà scelto attraverso le preferenze anche il 14 potrà diventare primo, a me è successo diverse volte, potrà diventare primo attraverso le preferenze degli elettori e quindi stanno gli elettori eh, a scegliere se vorranno mandare in Europa nel, nel seggio che spetterà alla Lega, mandare in Europa Zaia se si candiderà, oppure io sono favorevole alla candidatura di Zaia perché ritengo che possa essere valorizzato in ambito europeo anche per l'esperienza che ha accumulato sia da presidente della regione che da ministro, però questa sarà la volontà della Lega e soprattutto sarà una valutazione che farà Zaia, ma se sarà in lista sia Zaia che Vannacci saranno gli elettori leghisti a scegliere se mandare in Europa Zaia o Vannacci e io rispetto le scelte di, dei cittadini e elettori che decidono di esprimere la loro, loro preferenza qui io non, non sarei così preso da questa fobia, no quello non deve venire qua eh, poi magari detto anche da soggetti che si sono distinti per bastonare i poliziotti, per spaccare le vetrine, per dar fuoco alle automobili. Scusate, se devo scegliere per dire o se devo permettere a qualcuno di esprimere le proprie idee, preferisco dare la possibilità a qualcuno di esprimere le proprie idee che possono non essere condivise, ma in maniera democratica. Non mi sembra sia democratico bastonare i poliziotti. Oppure dar fuoco alle auto, oppure spaccare le vetrine. Per dire, ora, qualcuno vorrebbe far passare il concetto secondo il quale ha più diritto di esprimersi in questo modo criminale qualche appartenente alla galassia sinistra piuttosto che una persona che con il suo passato ha espresso alcune sue convinzioni, che possono essere più o meno condivise, ma ha il diritto di poterle esprimere. Se nell'esprimere le sue convinzioni andrà a eh, infrangere le normative vigenti oppure si macchierà di crimini eh, previsti dalla Costituzione e dalle normative vigenti e se ne assumerà la responsabilità. Eh, la vedo un po' stucchevole tutta questa polemica e ribadisco, eh, da parte dei sinistri è pubblicità gratuita che si fa a bannaggi sia nella vendita del suo libro sinistri, ci sta facendo pubblicità e voteranno molto ma no, ma io tento, ma scusa tocchetto tu sai io tento sempre di darvi una mano perché non abbiamo bisogno delle tue scusa tocchetto perché nonostante i vostri tentativi di farvi del male No. Per dire, no. voi vedete che col passare dei decenni qui in Veneto no, non riuscite a fare l'uovo. Perché non riuscite a fare l'uovo? Inteso come <ride> ad avere consenso. Perché più volte i cittadini, a fronte delle vostre strampalate idee, non vi votano. Per È te. semplice. Allora, ma il giudizio non lo devo dare io, allora, sono su, i cittadini che... Su questi temi avremo modo di continuare fatta con Vicenza. queste posizioni possa ideologiche. Possa mai ce l'ha fatta a Vicenza? Guardate, ma, possa mai è stato eletto Guardate, ma sì, ma la, la democrazia ah, fa allora. sì che ci sia l'alternanza. Allora. Ed è giusto che magari possa mai per 500 voti, forse e meno. Cosa ma cosa c'entra? Ne basta ma, anche ma una. una. Ma insomma, voi vogliamo fare in modo da elencare tutte le aree d'Italia dove avete perso e continuate a perdere, allora, le ci arriviamo, politiche. ci arriviamo la perché poi è fatta anche di alternanza. Poi diamo ma è fatta anche di lasciare il diritto alle persone di poter esprimere le proprie idee. Senza Quindi puoi votarci nel conte. 25. Poi, poi diamo un'occhiata ai sondaggi. Eh, stanno arrivando moltissimi messaggi, continuate a farlo. Ne è arrivato uno o due, credo, di aver addocchiato finché eravamo in onda, eh, consigliere Bardin che dice: Ma com'è possibile concedere uno spazio pubblico in una città decorata con la medaglia per la residenza? eccetera eccetera si può o non si può? vi siete posti il problema? allora beh innanzitutto io partirei anche per andare in qualche modo nella linea che ha espresso l'eurodeputato Berlato eh, a considerare innanzitutto che eh, Vannaccio è un uomo dello Stato è un soldato, è un generale un eroe ed è, ed è stato sospeso è da bene. Crosetto il Ministro della difesa che eh, ritiene lui, non quelli i sinistri o coloro che hanno eh, letto magari in maniera confusa il, il suo libro. È Crosetto che ritiene che eh, Vannacci vada sospeso, ha preso 11 mesi di sospensione. Quindi eh, non mi pare che Crosetto sia uno della sinistra anzi. E dobbiamo ripartire dai fatti, e i fatti sono importanti. Quindi, Vannacci ha in qualche modo eh, fatto qualcosa che per un uomo dello Stato non deve essere fatto. Ha eh, espresso opinioni, nessuno nega che possa eh, esprimere opinioni, ma nella sua posizione deve stare attento a come esprime le opinioni. Si è autoprodotto un libro, il primo libro. Che gira per l'Italia a pubblicizzare eh, prendendo soldi su questo libro eh, facendo un'operazione di marketing. Eh, Michela Morellato ha spiegato effettivamente che è un fenomeno mediatico in questo momento. Fa, lei giustamente parla di spettacolo. Eh, Vannacci è un personaggio no, da ma non è spettacolo. Che non stavo, non ho detto, io non ho detto questo, però è un personaggio da eh, spettacolo. So, e in subito. questo momento molto probabilmente funziona bene. Passerà anche il tempo in cui funzionerà bene. Funziona bene in termini elettorali, funziona bene per la condizione che ha appena espresso eh, l'onorevole Berlato rispetto al, al discorso delle preferenze e però è un problema effettivamente un problema politico. È un problema politico che io credo sia tutto interno al centrodestra, perché di fatto eh, Salvini lo. Vuole candidare per in qualche modo risucchiare voti da un elettorato di destra che sta vedendo la Meloni troppo al centro, troppo popolare, e quindi di conseguenza una, uno spettacolo di questo genere può attirare l'attenzione di una serie eh, di persone che sono interessate a quei temi, fatto salvo che quei temi sono, non sono anticostituzionali ma eh, sono sicuramente dei temi molto molto complicati, cioè eh, parlare di omofobia come eh, si evince eh, dalle cronache, eh, eh, epitettare una nostra grandissima campionessa eh, di pallavolo, Paola Egonu, come qualcuno che non è italiano perché non ha i tratti somatici italiani. Eh, eh, dire cose politicamente scorrette quando poi il politicamente scorretto è quello che fanno trasmissioni come Report o altre che indagano sul, eh, su, sulla, sul malaffare in Italia e invece il politicamente scorretto diventa qualcosa di assolutamente per così dire conformista e tradizionalista che ha poco a che fare con la complessità in cui viviamo. Ecco, mi sembrano che tutte queste cose, eh, come dire, siano un problema politico. Berlato giustamente ha detto, quando una volta si faceva la politica seriamente, ecco, penso che sia proprio un problema politico perché questo, questa politica è poco seria ed è poco seria perché eh, lancia personaggi di questo genere. Abbiamo perso Sgarbi, che diceva capra capra capra, e ritroviamo Vannacci in una discesa verso il baratro con sempre peggio di persone che invece di eh, come dire, ragionare sulle cose e aiutare questa Italia che ha bisogno di lavorare in un certo senso dentro la complessità, eh, invece di fare questo semplificano, eh, rendono grezzo il pensiero e rendendo grezzo il pensiero sicuramente ci, ci portano maggiormente ad una visione limitata delle cose che non ci serve né in Italia né in Veneto e né tantomeno in Europa. Ma anche voi della sinistra scusate quando avete no, candidato no, adesso Berlato, quando avete lei candidato a Nani sentito, e ballerine. Ha sentito, ma ci ricordiamo ha che i radicali toccato, hanno fatto ha eleggere sentito, allora, non toccato, candidato, hanno fatto eleggere Cicciolina e Toni Negri in ma, Parlamento, ma, ma vi ricordate quanti radicali, Nani e ballerine sono, avete sono candidato sono voi nei decenni anche quando la politica è una cosa seria allora. e quindi voi che il dito con adesso nel dire che uno dire non, dire è che non, non è non candidabile, non ha ancora deciso di candidarsi, che non può neppure andare a presentare il suo libro assumendosi la responsabilità delle sue, delle sue affermazioni. Io vorrei capire una Questa cosa. È legittimo o meno concedere il teatro, allora, uno spazio pubblico? Allora, siccome, allora, se, noi decenni, se noi pensiamo che un ministro della Repubblica sta pensando di candidare, e diceva addirittura come capolista all'Europea, Vannacci, è legittimo sì che Vannacci possa esprimere le proprie opinioni cioè il problema eh, non candidati. è questo il problema è che noi stiamo mettendo, eh, dando la possibilità di esprimersi e mettendo come cap capolista eh, alle europee una persona che in questo momento è sicuramente all'apice della popolarità. Ci sarà da domandarsi perché all'apice eh, della, perché della popolarità. Abbiamo, perché per lo abbiamo? Meramente, ha, ha meramente, eh, meramente, eh, per ragioni meramente no, elettorali, per... dimenticandoci che questo signore è un generale, un uomo dello Stato eh, che okay. è stato. Okay. Fermato dallo Stato stesso. Allora, finiamo il giro di opinioni persone, e poi arriviamo per una replica persone, da Michela Morellato. Volevo queste, sentire Rossella ah, Olivo. Allora eh, Intanto, io lei sono un gli, po'... È corsa a comprare i libri di Vannacci? ce l'ho. Ce l'ho ah, okay. il io primo o il secondo? No, il primo. Il primo, io, io sono fermato a e Allora, eh, mi stupisco di tutto questo clamore. Nel senso che uno se Salvini se lo vuole candidare, è un problema della Lega. Non vedo perché dobbiamo porci il problema noi qui dentro o se oppone le sinistro o cosa. Un problema suo candida chi vuole. Come diceva appunto prima Berlato, è stato candidato Cicciolina. E se andiamo a vedere i vari candidati che ci sono, anche personaggi che ci sono adesso in Parlamento, forse più di qualcuno, è molto discutibile. Chiusa parentesi. Quindi eh, credo che ogni partito si assumerà la responsabilità di chi andrà a, a, a candidare. E mh, tra l'altro non su listini bloccati, ma appunto su uno che deve prendere preferenze e, e se prende preferenze vuol dire che la gente piace appunto e basta. Quindi io su questo è un tasto proprio che secondo me non va neppure toccato. L'altro aspetto è che io sono assolutamente scandalizzata che una persona che scrive un libro con le proprie opinioni va a presentare il libro e venga contestato, ma contestato perché? Per le sue opinioni. Allora, se io non condivido quello che lui dice, non mi leggo il libro o, o me lo leggo perché voglio capire che cosa è scritto, visto il clamore che c'è stato, non vado ad ascoltarlo o vado ad ascoltarlo per sentire le sue ragioni, ma sono le sue ragioni. Quanti libri ci sono, sono stati scritti che qui dentro qualcuno di noi non condivide, ma io ne ho tantissimi che non condivido. Quanto scandalo in più fa il fatto che io accendo internet e trovo delle fake news che chiunque le può vedere e, chi, e qualunque persona diciamo un po' ingenua può anche crederci perché non vada ad approfondire. Cioè stiamo veramente facendo. Una cosa secondo me esagerata su quello che non lo è. Ha scritto un libro, non condividete le idee, non le condividiamo. Va bene, non le condividiamo e basta. Salvini lo vuole candidare, si trova una cosa scorretta. Il problema di Salvini è un problema del PD. Se Salvini si candida, eh, Vannacci, scusate, non lo è, non mi sembra sia lo è. Anzi, anzi eh, mi rivolgo adesso alla rappresentante del PD: prenderete più voti se tanto così fa male. Cioè, non riesco a capire, davvero non riesco a capire questa cosa. È. Eh, mi sembra esattamente il contrario, che chi comincia a fare del razzismo sia chi, ma veramente il razzismo del fascismo, non permette agli altri di esprimere le proprie opinioni. Non le condividiamo, ma quante opinioni è che c'è che non c'è. Tante volte anche noi in trasmissione qua, non, anzi quasi sempre la parte del centro-destra non condivide quella di sinistra. Ma eh, dico, e allora, facciamo manifestazioni fuori, facciamo cose del genere. È eh, una persona che si è autoprodotto un libro. Si è autoprodotto un libro, ce ne sono tanti che se ne autoproducono, qualcuno se lo produce un buon libro, qualcuno lo se lo produce che non, non è buono, non, ma non ha usato soldi pubblici. Non per tutti farlo. vendono poi 250.000 copie, no? Dei esatto, libri che si autoproduce. esatto, quindi dico, insomma. Cioè, è, è, basta questo. E anche nello scandalo che ha preso di solito, è anche nello scandalo, cioè, no, 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 non riesco a capire che gravità politica ci sia in tutto questo, che scandalo ci sia perché uno dice esprimere le proprie opinioni. E tra l'altro, io il libro me lo sono preso, me lo sono preso subito quando è uscito perché è diventato subito un fenomeno sto libro, quindi volevo leggerlo. Eh, purtroppo ho letto solo qualche pagina, non, non ho avuto tempo perché poi si leggono anche tante altre cose. I giornali, no? quindi, insomma, non ho avuto tempo di leggerlo tutto. Ma effettivamente va letto perché alcune cose che io ho sentito dire da gente che le dicono perché le sentono riportate da chi a loro volta l'ha sentito riportato, che ha visto il titolo nel giornale e poi ha cambiato perché, quando poi le cose vengono trasmesse, alla fine da dove partono, dove arrivano, cambia il mondo. E, e quindi eh, io che magari mi parlano di quelle pagine che io ho letto, eh, mi dico ma forse abbiamo letto un libro diverso. Forse è un finto Vannacci che ha scritto un altro libro perché non sono quelle cose che sono scritte. E poi c'è cioè, l'interpretazione di uno la fa quello che vuole. Comunque la libertà deve esistere. Stiamo parlando di libertà uh, di tutti, chiunque può dire qualsiasi cosa. In Italia uno non può dire quello che pensa su un libro perché, perché le sinistre non piacciono, problema loro. Allora, volevo sentire Corrado Cortese che di sicuro ha letto entrambi i libri e adesso ce li racconta <ride> pagina per pagina. Sì, non, non li ho colorati però, non sono riuscito a colorarli. <ride> Penso che si possano colorare anche, no? Ma l'hai letto no? E, eh? L'hai letto no? No, ho fatto, si, o si o capiscono no? le battute o non si capiscono le battute. Sì no? No, sul tema il punto secondo me seriamente è. Eh, Va permesso di eh, presentare il libro, certo che va permesso, eh, va contestato, se uno vuole contestare, tante volte ci sono il, le università stanno contestando tutte le presentazioni relativamente all'eccidio eh, avvenuto il 7 ottobre da parte di Hamas. Eh, il, il direttore di Repubblica non ha potuto presenziare partecipare a un confronto con un. Con, una, con una controparte relativamente a determinati temi della guerra in Medio Oriente. Ecco, però un conto secondo me è criticare, contestare, un altro è impedire no, ad esempio, al filmatore Molinari va, di parlare. Va, no? assolutamente, eh, e, va assolutamente lasciato la libertà di presentare. E la, io lo ignorerei, come ha detto l'onorevole Berlato. Eh, eh, ho letto Ampi Stralci, eh, mi sembra un, un, un libro assolutamente siccome. Eh, con nessun spunto di, di, di interesse, soprattutto il primo, ehm, è, è l'uomo della strada che dice le cose a fine giornata quando è tanto stanco e, e dice delle cose che sono di una banalità, eh, la banalità normale, non la banalità del male, per carità, ma la, la banalità normale. C'è solo un piccolo problema, non è la sede dove si fa, non è dove si va, perché ci sono dei regolamenti, saranno stati adempiuti e sono sicuro che è così. Conoscendo eh, la realtà cittadina, c'è solo un problema. Stiamo parlando non di una persona che è stanca e alla sera va a parlare al bar con gli amici e dice tutto quello che gli passa in mente per la testa e dice l'antiideologia woke, devo dire parole eh, la, la, politicamente scorretto e basta con queste tolleranze della normalità, ta -ta, tutte cose eh, che fanno accapponare la pelle. Il problema è che questo è un uomo dello Stato è un, uno, un, un partecipante dello, del capo Stato Maggiore, cioè è una persona che non dovrebbe esprimere pubblicamente que, uh, i, questi, questi pensieri, non perché questi pensieri, da quanto ne sto apprendendo, non siano pieni di intellettualità, ma perché è un uomo dello Stato, è una persona che partecipava, non adesso, eh, io dico a, a ringraziando Dio, adesso no. Ma prima partecipava alla war room, quindi e entrava, in, un una e, 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 entrava in una robot. sala e partecipava a, come capo di Stato maggiore. Ma è stato un, eroe, fatto, è stato è, un perfetto, eroe, perfetto. Io ma non sto eh, contestando. Ha fatto io dico, un buon lavoro, non ci certo, ha mai disturbato sì, ma nessuno non, fino al punto no, che. No, ma ha non interrompermi, scusami. No, eh, no, è questa cosa: che un uomo dello Stato di quel livello non, no, Cioè il capo dei servizi segreti, non deve scrivere un libro dicendo quello che pensa Ma lui non è il capo di Stato. Ma era, uno, era dentro il capo di Stato uh, di, maggiore, ha un ruolo fondamentale, uno dei ruoli fondamentali, non un ruolo aveva un ruolo istituzionale e le istituzioni, Generali. che piaccia o non ci piaccia, vanno rispettate perché rappresentano tutti noi ed è un ris, rispettare quel tipo di uh, divisa. Se no non sarebbe avvenuto tutto quello che è successo. E vado a concludere. Altra cosa è la partita politica che sta facendo un eh, ministro capo della Lega di un partito che era più che rispettabile e che adesso è sull'uscio, eh, per certi versi e per certe affermazioni, della legalità costituzionale. Perché dire che in Russia ci sono state delle elezioni e vanno rispettate, come ha detto il ministro Salvini è un'offesa a tutti a tut, a tutte il, i morti e i, le, le sofferenze che sta subendo anche il, il popolo russo. Faccio un, un passaggio veloce, il generale Bernacci non prendiamo in giro noi stessi e i telespettatori, si è autoprodotto un libro che in 24 ore ha avuto 30.000 copie vendute, sto si parlando del primo, eh, di cui due terzi sono state comprate da eh, paesi esteri, in particolare dal, dall'est. Uh, al generale Vannacci non piace il contrattare perché va a presentare queste cose ed è libero di farlo. Ma non piace tanto il contrattare perché c'è fior fior di avvocati che stanno facendo querele a tutti i giornali uh, dell'area uh, dell liberal o liberale, liber liberal democratici, quale è il sottoscritto. Quindi non piace il contraltare. E ultimo, davvero, avete notato il passaggio me, interessantissimo dell'inviata dell di TVA che ha chiesto sulla, su, sulla Russia. Perché sta a debita distanza, lui ha tutte le idee di questo mondo ben chiare. Perché lui è, alla fine fa questi discorsi un po' da bar finali. Però sull'Ucraina, sul Medio Oriente, sulla Russia, sulla legittimità delle elezioni russe, sta molto a debita, a, a debita distanza. Mi sembra che sia un po' strano, perché a Verona si sono visti cartelli pro Putin più volte. Allora, eh, chiudiamo questa prima parte con Michela Morellato. Eh, lei ha continuato a dire: è un eroe. No, io che dico parte... queste persone invocano il pensiero unico, però alla fine sono le stesse che questo pensiero unico, cioè eh, quando si tratta del generale Vannacci non, non è più così, cioè è una, è una, è una cosa pazzesca. Io l'ho detto anche nel giornale, al giornale di Vicenza, ho detto per me... Sono loro i più fascisti del generale Vannacci di quello che dicono loro, perché stanno impedendo a un luogo sacro che è il mio evento, quello dove io ho scelto di far partecipare due ospiti, che è il mio amico Giuseppe Cucciani e il Generale Vannacci. Ho detto: venite, parliamo, dibattiamo sul secondo libro che si chiama Il coraggio vince e non Il Mondo al Contrario e adesso mi trovo tutta questa cosa politica come se questi politici avessero paura di qualcosa io non ne so niente della de Lega dei de Fratelli d'Italia cose varie cioè a me interessa che ci possiamo io sono una donna sono una civile io voglio avere il generale Vannacci e Giuseppe Cruciani, voglio stare lì e voglio dibattere. Se hanno comprato il libro, vuol dire che piace, e vuol dire che l'Italia ne ha le, le scatole piene della politica, delle storie, delle bugie che ci avete raccontato. Ci avete persi la politica italiana. E anche nel Veneto ci stiamo tutti risvegliando. Tutti i vicentini, tutti i venti che ci stanno guardando, ci stiamo risvegliando dalle vostre storie, dalle vostre parole. E questo è uno show, ma non è il mio show perché io faccio business come dite voi, faccio business. No, è uno show perché la cittadinanza si sta svegliando fuori. Se c'è un eroe che è il generale Vannacci, uno dei pochi, uno degli unici, forse l'unico, che ha parlato durante la guerra in Jugoslavia dell'uranio impoverito che ha protetto i suoi soldati eccetera eccetera arrivano questi due politichetti che politicetti non lo so datemi un nome non lo so questi due nessuno e mi vengono a fare l'insegnamento delle lezioni di vita a me che onestamente non me ne frega niente perché faccio quello che voglio nessuno mi deve dire niente nessuno mi deve dire la Russia l'Ucraina non me ne frega niente come tutti non ci date parola a noi civili a noi italiani a noi veneti voi fate le cose vostre e poi pensate che noi siamo delle pecore che facciamo beh e che vi seguiamo. Noi ci siamo stancati. Noi destra o sinistra non vi seguiamo più, sono stanca con tutti. Va bene, allora avremo no, modo no. Di, di. Ma il teatro non è troppo piccolo per una versione. Ma il teatro è troppo piccolo, ma era l'unica data. Infatti, avevo ah, no, preso il teatro come Allora, <ride> ci, cosa... ci prendiamo la prima pausa. Quando torniamo, torniamo ridiamo la linea Vigonza da Daniselle. Pausa. Allora, rieccoci in diretta nello studio di prima serata. Ma diamo subito la linea a Vigonza da Anna Iselle. Anna. Tensioni e contestazioni dunque si fanno sempre più forti, ma anche i consensi. E lo abbiamo visto questa sera qui a Vigonza, all'interno del teatro Quirino De Giorgio, la presentazione del libro del generale Vannacci, Il mondo al contrario sta continuando ed è una sala da tutto esaurito, quella che in questo momento sta ascoltando le parole del generale. Qui a Vigonza questa sera l'hanno accolto tra applausi, selfie. E, eh, complimenti tanti coloro che sono arrivati con i libri del generale Vannacci: Il Mondo al Contrario e eh, il Coraggio vince. Hanno chiesto l'autografo alla generale e gli hanno fatto i complimenti perché condividono il suo pensiero e perché il generale ha avuto il coraggio di esprimerlo attraverso i suoi libri. E dunque vi facciamo sentire alcune delle voci di chi questa sera si è recato qui a Vigonza, addirittura anche dal Friuli, per ascoltare il generale Vannacci. Come è venuto fuori il libro l'ho subito, anzi, sì, l'ho stampato e dopo l'ho letto e dopo l'ho anche acquistato perché dopo era, gli argomenti erano vari ed ero curioso di sapere cosa aveva scritto, anche perché l'opinione pubblica cioè Quello che si sentiva in giro erano pareri con, contrastanti, uno diceva una cosa uno diceva l'altra, però leggendo il libro, a mio giudizio, perché è sempre una cosa personale, praticamente descrive un po' quella che è la società. No, io sono un ex paracadutista e la penso ugualmente come lui, cioè condivido le idee del generale, del generale giusto così. insomma. Sono già andato a vederlo a San Donà, visto che è qua vicino, insomma. Ho preferito anche qua insomma mi sono fatto firmare il secondo libro ha letto sia il primo che il secondo sì infatti ho questo qua concorda con quanto per l'appunto scritto nel libro direi con la maggior parte delle cose che sono scritte nel libro e soprattutto ammiro e apprezzo il, il coraggio perché ci vuol coraggio oggigiorno a dire le cose come stanno Ma questa sera perché perché voglio sentire di persona il generale che apprezzo molto, perché eh, ho letto il primo libro e lo condivido al 100%, per cui mi fa piacere sentirlo di persona. Per sentire una persona che probabilmente ha avuto il coraggio e la capacità di scrivere quello che tantissime persone pensano. Li avete sentiti dunque i consensi di quanti si sono recati fino a qui per ascoltare le parole del generale Vannacci, una serata che è stata promossa e organizzata dall'ex deputato di Forza Italia Roberto Caon, dall'altro lato eh, di Piazza Zanella, l'abbiamo visto prima, un centinaio eh, di eh, persone sono scesi in piazza con un sit-in per eh, protestare contro quanto eh, dichiarato da al generale vannacci un sit-in eh, pacifico che eh, tra interventi e musica per sottolineare e riaffermare con forza quello che dice l'articolo 3 della Costituzione e dunque con i eh, cartelli hanno manifestato il fatto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e quindi hanno dichiarato no al razzismo, al fascismo all'omofobia. Un centinaio eh, di persone mentre all'interno si sta ancora eh, svolgendo per l'appunto eh, la presentazione del libro della generale Vannacci e dunque ascoltiamo eh, insieme le parole proprio di Arianna Toniolo, consigliera Comunale eh, Vigonza, protagonista, che è stata una delle organizzatrici del sit-in di eh, protesta e poi le parole dell'ex deputato di Forza Italia Roberto Caon. Io ho letto il libro, eh, il primo, non ho letto il secondo, dico la verità. Eh, non mi sembra ci sia niente di scandaloso. Eh, ognuno è libero di pensarla come vuole, eh, è giusto che pensi come vuole, però insomma è anche giusto che. Che chi pensa in una determinata maniera abbia la possibilità di ritrovarsi e di presentare il libro. Ripeto, non mi sembra tutto questo scandalo, eh, forse lo scandalo fatto, fatto ha fatto in maniera che questo libro, libro emerga, eh, ma in realtà è un libro diciamo, che non è che dica granché. Insomma, ecco, cioè, sono cose che penso che per il 90-95% della popolazione mh, siano cose normali. Eh, se mi sbaglio, pazienza, c'è una libertà, c'è una libertà di pensiero e spero venga mantenuta. Ci teniamo subito a precisare, non è una manifestazione contro, semplicemente noi dimostriamo cos'è Vigonza. Vigonza, che è questo, questo comune dove, ci teniamo, dove siamo oggi, è fatto di 24.000 persone, tutte diverse tra di loro, e che hanno diritto ad essere ciò che sono. Cosa succede dall'altra parte? Dall'altra parte succede che un ex onorevole decide di organizzare una, un evento che viene vissuto dai vigontini quasi come se fosse il circo, non ci sono vigontini dall'altra parte, che si sentono non rappresentati. Vediamo un circo organizzato da bene e meglio ehm, che cerca di passare un messaggio che è opposto a quello che è la mia comunità di appartenenza. La mia comunità di appartenenza è Vigonza. Quindi messaggi di odio non vengono recepiti da questa comunità, i messaggi di io sono diverso, eh, tu sei, io sono migliore, tu sei peggiore, non è la nostra natura, natura e non capiamo sinceramente perché si trovi qui. Allora, eh, Anna, intanto eh, raccontaci, eh, la manifestazione è finita lì, eh, prosegue, eh, lo aspettano all'uscita, ci sono tensioni. Eh, oppure tutto è filato via in maniera pacifica. È stato per l'appunto come voluto dagli organizzatori della sit-in eh, di protesta dal titolo diverso da chi, una sit-in pacifico. Hanno addirittura evitato di scendere in piazza Zanella con le eh, bandiere perché per l'appunto eh, volevano manifestare in maniera pacifica esponendo il loro no a quanto eh, dichiarato dal generale Vannacci Cinti. ma comunque in modo pacifico. Il sit-in si è concluso da una decina di minuti, ora eh, Piazza Zanella è, è completamente deserta, ma alle mie spalle lo potete vedere, ci sono ancora le forze dell'ordine, polizie e carabinieri schierati eh, qui, proprio attendono la fine della presentazione eh, del libro del generale Vannacci perché per l'appunto si teme ancora che magari eh, ci possa essere eh, qualche che tensione da parte eh, di qualcuno che potrebbe arrivare magari in questi minuti, ma la manifestazione annunciata a cui hanno partecipato i partiti come il Partito Democratico, l'AMPI e anche eh, tante associazioni studentesche si è svolta in modo pacifico e si è, sono seguiti interventi, eh, musica per dire comunque eh, no alle idee del generale Vannacci per rivendicare come dicevamo l'articolo 3 della Costituzione e eh, dunque eh, è stata una manifestazione sicuramente pacifica, la presentazione eh, del libro è ancora in uh, corso all'interno, eh, dicevamo, una sala gremita e dunque eh, da qui da Vigonza è partita la settimana veneta del generale Vannaci che proseguirà sabato poi a Vicenza. Grazie, grazie davvero. Adanna Iselle, eh, per eh, i tuoi contributi e eh, eh, grazie per eh, le testimonianze che hai raccolto, che raccontano molto ecco, eh, di, di, questa, di questa piazza divisa. Comunque più gente dentro il teatro che fuori, mi pare aver capito, vero? Più gente dentro il teatro, sì, sicuramente la sala è gremita, eh, penso l'abbiate visto anche voi dalle immagini, all'esterno c'erano un centinaio al massimo di persone, ci possiamo attenere un'ottantina, tra i 50 e le 80 persone. Dentro invece all'interno veramente è una sala gremita, abbiamo visto davvero molti consensi, l'applauso quando è arrivato il generale Vannacci e okay. poi la lunga fila per farsi autografare il libro. Perfetto, grazie, grazie davvero ad Anna. Antonino Tocchetto ripartirei anche dalle parole di Michela Morellato. Eh, vale a dire: eh, c'è tutto un mondo che è stanco eh, della politica e lo vediamo da, dai dati delle affluenze, no? Anche le ultime eh, regionali ci dicono che ormai la metà... Degli elettori eh, rimane a casa. E, mh, quelli che abbiamo visto comunque, inquadrati sono soprattutto uomini di mezza età, no? quelli intervistati, eccetera. È quel mondo lì che non va più a votare e che viene smosso da questi eventi, oppure, oppure è, è un mondo che è già motivato dalla politica e che ha trovato in Vannacci evidentemente un nuovo punto di riferimento? Beh, è un mondo sicuramente che è già motivato dalla politica, lì non ho visto giovani. Per fortuna dico anche e, e soprattutto secondo me è quel popolo che eh, ha paura di un futuro incerto di un futuro complicato perché eh, come dire le società non omogenee ma eterogenee anche come dire di integrazione sono società complesse quindi eh, c'è paura e, e lui dà dei messaggi molto semplicistici, cioè io insomma, ripeto, non l'ho letto e me ne guardo bene di leggerlo, ma da quello che ho capito insomma dice va bene, pre, do, dobbiamo cercare di stare attenti allo straniero, vedere che cosa succede, ci vuole un'educazione ferrea tutto quello che ne consegue. Quindi sono messaggi di, di sicurezza, danno sicurezza a quel popolo. Ed è per questo che secondo me lo vanno a vedere anche per curiosità. Mm, ho sentito comunque che c'era gente che veniva da San probabilmente dal Friuli: quindi, come dire, non è che nel popolo, nel territorio ci sia stato un gran movimento. Poi, ripeto, è una, un soggetto che in questo momento qua fa audience, fa spettacolo. Eh, Potrei dire che fino a poco tempo fa correvano tutti per eh, vedere la Ferragni. Adesso la Ferragni eh, è caduta e adesso va a Vannacci. Domani mattina Vannacci passerà perché arriva un Vannacci 2 e una Ferragni 2 e sarà un altro bagno di folla. Cioè io credo poco a questi bagni di folla se non perché sono molto pubblicizzati perché in qualche... anche la questione del libro... Secondo me è stato anche molto frutto, come dire, di un gran battagio pubblicitario. Certo, all'inizio lui è partito da solo, ma poi evidentemente ha colto quell'aspetto appunto di persone che vogliono avere cose facili, sicure, sicurezza, rimaniamo da noi da soli, l'Italia protetta, uno scudo, una campana di vetro dove non arriva nessuno e siamo tutti tranquilli e felici, ma sappiamo bene che il mondo è molto più complesso e le difficoltà sono proprio dal fatto che bisogna creare una società che in qualche modo è, è, è eterogenea e anche difficile. Chiudo solo dicendo che hanno ragione, appunto chi mi ha preceduto, dicendo che lui era un uomo, è un uomo dello Stato. Se è stato sospeso dal ministro, vuol dire che fatalità la questione, la questione è comunque libro. complessa. Fatalità dopo il libro. Cioè Scusa, ancora non, non mi capacito. Allora, se van, i generali Vannacci. Avesse commesso dei reati nella pubblicazione no. del suo libro, quel libro sarebbe stato. Beh, no, Rit... eh, in questo momento ha dei reati perché pare per... che i suoi conti, quando era in missione Nessuno fuori, non fossero proprio così. Per fare degli avvisi di garanzia. Se l'avvocato Tocchetto mi permette. Ma io la permetto <ride> molto. Grazie, grazie della sua van cortesia. Van <ride> se avesse commesso dei reati, Vannacci si sarebbe assunto la responsabilità di questi reati e quel libro sarebbe stato ritirato. Questo, premesso questo, chi vuole andare a vedere queste serate con Vannacci è libero di farlo. Nessuno è obbligato ad andare a vederlo. Chi vuole comprare il libro di Vannacci è libero di andarlo a comprare. Ed è una libera scelta da parte dei cittadini che possono comprare o meno questo libro. E quindi è anche questa è democrazia. Diversa cosa, invece, sono quelle pubblicazioni che vengono propinate ai nostri bambini nelle scuole. Bravo che inneggiano alla pedofilia, sì. no, inneggiano alla dire. confusione fammi, di dimmi, Tocchetto, porta fammi, pazienza, io so che quando... Te l'ho già detto, Tocchetto, ti ho già detto scuola. che quando hanno distribuito l'educazione tu eri impegnata da un'altra parte, però usami la cortesia no, una di finire il mio ragionamento. Ci se di mi permetti, se la tua educazione lo consente, volevo ricordare che all'insaputa dei genitori... Molto spesso nelle nostre scuole vengono distribuiti e propagandati libri e materiali che inneggiano alla pedofilia, che inneggiano alla confusione di genere con tutta la questione delle teorie genere: che assumi Quindi le responsabilità tu, tu, di ciò che dici. Certo, come sempre Vabbè. ho fatto, non ho bisogno di un avvocato. No, no, lo dico. Te lo consiglio come avvocato. Non ho bisogno di un avvocato delle cause con, perse per fare in modo che io sappia che qual, che come io mi devo esprimere. Hai allora, capito uno alla volta allora, parlate di adesso, se mi permette, sempre l'educazione mancante cosa dici? Se mi permette, dico: siccome succede questo, è all'insaputa dei genitori. Io ritengo una cosa molto grave il fatto che si impedisca a una persona che si assume la responsabilità di fare queste pubblicazioni e di organizzare questi incontri, si impedisca a queste persone di poter esprimere le proprie opinioni e dopo in maniera surrettizia girino nelle nostre scuole delle pubblicazioni che andrebbero bandite. Allora la questione sta in questi termini, creando una confusione di genere che fa perdere l'identità ai giovani, fa perdere i punti di riferimento ed è quello che provoca la teoria gender, che dice che due, una persona nasce... Eh, guarda, Ma nasce, non dire ciò che stai dicendo perché non sai neanche una che cosa persona... dici Senti, Tochetto, io non sai, che sai neanche cosa dici è mia, mia esperienza politica. Io non ho mai non capisci nemmeno non... che cosa vuol dire. Ecco, siccome ho bisogno di un avvocato delle cause perse Ma come vergognati. te per fare in modo di insegnarmi vergognati. e dire: cause. Allora, allora però, 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 vuole di quello per cortesia l'avvocato? Tochetto, per me vuole permettermi di finire il mio ragionamento in un momento di tecnica sinistra. Non, è mica dice non solo che vogliono permettere che non hanno a uno che ha fatto il libro interrotto. di poterlo pubblicare di poterlo, pubblicare, Abbiamo molti argomenti anche da trattare, ma neanche permettere alle persone di poter esprimere il proprio perché, punto di vista. Allora, alla luce alla di quello volta. che ho premesso, dico anche il vostro sinistro ministro Speranza ha pubblicato un libro dicendo che lui era riuscito a sconfiggere il, il Covid-19. Vi ricordate? Poi lo ha immediatamente ritirato perché anche lui si è accorto di sì. quello che aveva pubblicato e, e poi siccome il ministro Speranza sì dovrà rispondere del per suo per operato bene, in bene. tutte le sedi bene. Sì, allora io sono dell'avviso che chiunque faccia qualsiasi cosa e dica qualsiasi cosa se ne deve assumere le responsabilità di fronte alla legge allora si dice ma un uomo dello Stato non lo può fare ma tutti quei giudici che hanno preso posizione... Giudici che hanno preso posizioni politiche per tentare di andare a distruggere l'avversario. Quelli non sono mica servitori dello Stato, quelli non sono mica espressione del, de, dello Stato. E ora a quei giudici sinistri voi permettete di fare lotta politica contro l'avversario politico, esatto. come, come più volte ha scritto nei suoi libri Palamara descritto esatto. nel dettaglio Infatti allora quello si può fare ma parla. a una persona che si assume la responsabilità allora, di pubblicare un libro e di dire quello che pensa no perché un la un vostra mentalità sinistra un... palamare è fuori dalla magistratura in un, un minuto la contestazione non fare in modo da allora, di riviene allora credo fare... sia gravissimo dire primo di una teoria gender di cui lui non sa assolutamente nemmeno grazie, che cosa dice è come se io domani mattina grazie, parlassi grazie maestra della dell due, due la seconda cosa trovo gravissimo dire che nelle scuole danno mi faccia eh, io voglio sì, sapere sì. il libro il testo del libro e l'autore si dica sì, che sì. si insegnano teoria ah, certo, gender certo è per una gravità assoluta perché per allora, confonde un'educazione un di tipo ti sessuale questo. con delle teorie non preoccuparvi. ci prendiamo la, la seconda teoria pausa teoria torniamo subito è devastante per i bambini incredibile la vostra teoria è Allora, rieccoci, rieccoci in diretta dallo studio di prima serata. Abbiamo dedicato la prima parte al, al caso della, delle contestazioni legate alle presentazioni del libro Varnaci. Ora, però, eh, sentiamo intanto eh, e cominciamo ad, ad affrontare i prossimi temi. Eh, sentiamo cosa ha detto la Premier Giorgia Meloni in un'intervista ad Agora per la Rai, e, e, poi, e poi diamo uno sguardo agli ultimi sondaggi sottopubblicati oggi eh, dal Corriere della Sera. Prima la Meloni. E io credo che il punto sia sempre questo, cioè non conta tanto quanto un campo sia largo, conta quanto quel campo sia coeso, quanto sia compatibile, quanto abbia risposte chiare da dare ai cittadini e da rappresentare all'estero. E l'Italia con la maggioranza di centrodestra chiaramente questo lo sta facendo. Una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, che sarebbe cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo chi è al governo possa confermare quel consenso, ma è sicuramente eh, un obiettivo al quale punto. Allora, eh, chiedo alla regia di Stefano Maltauro se è possibile vedere il cartello con eh, i numeri che stanno eh, circolando. Sono su base nazionale. Come vedete, eh, Fratelli d'Italia è al 27%, quello che fondamentalmente la premia ritiene una vittoria, vale a dire confermare o forse aggiungere qualcosina no, rispetto alle politiche eh, di, di un anno e mezzo fa. L'altro dato, fermandoci per ora al centro-destra, è il sostanziale. Pareggio di Lega e Forza Italia. Allora riparto da Rossella Olivo. Questo sarebbe un risultato che le piacerebbe al termine delle se fosse confermato? Beh, è certo che sì, è chiaro che ci davano tutti per morti finito Berlusconi quando Berlusconi è venuto a mancare, invece non è così. Vuol dire che c'è bisogno ancora in Italia di un partito moderato di area centrodestra, perché ricordo noi siamo di area centrodestra e, e, e c'è il bisogno, probabilmente non si riusciva più a interpretare eh, quelle che erano oh, le necessità dei cittadini e le volontà dei cittadini. Probabilmente molto spesso la politica è autoreferenziale e questo lo dico e continuerò a dirlo, soprattutto in quei posti dove non servono le preferenze per essere eletti, ma eh, basta essere messo nei listini, si rischia di diventare autoreferenziale e non rispondere più a quelle che sono le esigenze davvero dei cittadini e della gente normale. Quindi, io mi auguro che eh, si riesca adesso a riprendere quell'elettorato e soprattutto a riprendere, mh, non solo collocare il nostro nostro elettorato, una volta, ma eh, quell'elettorato che non trova casa da nessuna parte, cioè, nel senso che vediamo che l'astensionismo è altissimo. Quindi eh, sicuramente eh, alcuni argomenti eh, dei partiti eh, attuali che propongono non piacciono, non piacciono ne, ne, perché eh, quando l'astensionismo è così alto lo vediamo sempre più alto, l'abbiamo visto alle ultime regionali, ma ricordo che anche alle ultime comunali abbiamo avuto eh, in genere un estensionismo molto importante quando una volta eh, il sindaco insomma, si andava sempre intorno all'85%, anche 90%, che si andava a votare. Quindi c'è proprio un, uno scollamento. Della politica cittadina e mi piacerebbe che il dibattito. Uh, de, eh, della politica non fosse su gender o non gender che comunque nelle scuole io insegno e quindi sottolineo è un messaggio di confusione che diamo ai ragazzi e anche nei testi c'è ed è indiscutibile prima stavo cercando i, um, il testo insomma il test. il quale è, ma è così si fa questa confusione invece mi piacerebbe, mi piacerebbe stato che stato si stato parlasse eh, probabilmente anche nelle scuole e nei temi politici nel senso civile e quindi anche della partecipazione alla vita eh, sociale. Politica eh, e quindi eh, la politica si interrogasse su questi temi, su questi, questi, sono i temi che sono importanti. Io devo far crescere un cittadino del futuro, non devo preoccuparmi di creargli la confusione se si sente femmina, se si sente maschio. Guardate, io credo che il rispetto di ogni persona deve esserci, che uno eh, si, senta maschio, si sente maschio, cioè è eh, rispetto questo ed è la cosa che va insegnata. Rispettiamo tutti. Per la loro diversità li rispettiamo tutti, ma non devo essere io a creare confusione. Anche delle e quindi e quindi credo anche che in questo momento uh, la politica deve affrontare questi temi, questi temi perché adesso le elezioni è bello parlare dei sondaggi, è bellissimo perché è chiaro, se, tanto più se sono positivi, penso che adesso qua, uh, qua dentro io e Berlato possiamo essere felici. No? Siamo dalla stessa parte del centrodestra, uh, pur essendo in due partiti diversi. Fratelli d'Italia effettivamente sta tenendo dopo un anno e più di governo, sta tenendo ancora uh, una cosa altissima e, e, e comunque lo sottolineo. Io sempre coi voti sono di Giorgia Meloni, è lei che piace alla gente moltissimo. E, però Forza Italia si sta riprendendo. Ma mi piacerebbe che la discussione politica vera fosse sull'estensionismo cosa noi politici stiamo facendo non facendo dicendo non dicendo per cui la gente o non ci crede più o non stiamo toccando i temi che a loro interessano e, e nelle scuole come hai detto prima lei eh. chiaramente e nelle scuole stiamo non interessando gli studenti non interessando i ragazzi a quella che è veramente la vita civile partecipano ad iniziative a carattere sociale e civile solo perché hanno e lo sappiamo bene il credito poi che gli viene, gli viene calcolato nel momento in cui eh, vanno a sostenere l'esame di maturità. Ripeto, Quindi... recu recupero un messaggio che era arrivato alla puntata della settimana scorsa, prende più voti Berlusconi da morto che Salvini da vivo. Ecco, c'era <ride> questo messaggio che era, era particolarmente... Allora, sì. nelle scuole non si fa abbastanza per coinvolgere i ragazzi, il tema gender che è emerso? Ma io eh, trovo stucchevole come dire, che noi ragioniamo sul gender in questo momento. Eh, non, io insegno a scuola e non mi pare proprio che si parli di questo a scuola. Eh, ritorno a dire che forse sarebbe il caso di eh, circostanziare quello che stiamo dicendo perché eh, stiamo alimentando la confusione e la confusione alimentata non, eh, non aiuta il dibattito politico, quel dibattito politico che gli stessi esponenti qui del centrodestra vorrebbero che fosse un dibattito, eh, per così dire, libero e in qualche modo... Ehm, sano, trasparente. Ecco, eh, una cosa che vorrei sottolineare però sulla questione che ha detto la collega è eh, che giusto, giusto chi non può essere d'accordo sul fatto che noi dobbiamo insegnare a scuola a rispettarci e a rispettare. Sì. E eh, la domanda è come. <ride> Il problema, cioè, ancora una volta torniamo al punto di prima, no? Cioè, se noi siamo qui a fare per così dire. Eh, il manuale delle chiacchiere possiamo farlo e lo possiamo fare tutti insieme, Berlato può passare tranquillamente dal gender ai giudici, facciamo spettacolo anche noi, ci uniamo alla, allo spettacolo generale, ma se vogliamo dire veramente qualcosa ai cittadini e se vogliamo che i cittadini finalmente eh, riprendano alle redini di questo Stato, andando a votare, esponendo le loro opinioni e eh, scegliendo i propri candidati, abbiamo proprio bisogno che i politici siano sicuramente più incisivi e più decisi in quello che dicono. Circostanziando in maniera significativa eh. quello che stanno dicendo. Ecco. Per cui eh, qui facciamo continuamente retorica e una retorica okay, che, che, spiega, poco, una retorica che spiega poco le cose. Finire vorrei vorrei perché, finire. Eh, però non Quindi, per me, il, un tema è come insegniamo a rispettare, a rispettare le persone che hanno. Eh, idee diverse da noi, ma che hanno anche comportamenti sessuali diversi da noi, che hanno un genere diverso da noi, che non è il genere che intende eh, eh, Berlato, ma è solo è rispettare il fatto che qualcuno sia maschio e qualcuno sia femmina, ad esempio. No? Eh, per, esatto, molto, per molto maschilismo eh, bravo, per, per, most, per molto maschilismo, essere femmina è un problema. E quindi eh, credo eh, che da questo punto di vista eh, ci sia un lavoro da fare. Rispetto invece al fatto che gli studenti non siano impegnati socialmente e politicamente, io credo da una parte che non sia affatto vero. I giovani sono molto interessati, hanno degli interessi fortissimi che ci chiederanno, di cui ci chiederanno il conto. I giovani sono interessati a che cosa vogliamo fare dell'ambiente, sono interessati a cosa vogliamo fare del, eh, della, situazione, eh, della situazione di pace se siamo in grado di essere creativi a livello diplomatico per far sì che questo mondo non vada alla rovescia, al contrario, e che quindi torni, armi, torni armi, a dare... Basta stiamo tornando a parlare tutti di guerra quando... Ecco, quindi i giovani sono assolutamente impegnati e sono assolutamente vivi da questo punto di vista. Sottolineo un'ultima cosa, perché è importante ancora per la confusione. La collega parlava dei crediti formativi, queste cose sono state introdotte dal centrodestra, questo tipo di idea in cui si va a scuola per ottenere risultati, se faccio questo ottengo un risultato, cioè in cui non c'è più in qualche modo un atteggiamento libero dello studente, è stato introdotto dal centrodestra, per cui di cosa lei sta? parlando e contraddicendo se stessa allo stesso no, tempo. Voi che avete voluto il 6 politico... No, Cioè voi detto. che pretendevate... Sergio, scusa Sergio, quando me, scusi me, me Sergio, per Scusa, Sergio, scusa, permettimi... Fermi uno alla volta. Per permettete Sono una brevissima replica. Una brevissima replica. Una brevissima replica. Non mi parli Allora, una brevissima replica. Non è che tutto ciò che viene fatto o che è stato fatto dalla mia parte politica, o devo assumermi la responsabilità o no. devo condividerla. Questo non è vero. È altrettanto vero che lei mi parla di ragazzi impianti. Io non so, io insegno le superiori, non so lei dove insegna, e, ma io ho provato perché poi tu devi fare toccare con mano la realtà delle cose. No? Lei provi a chiedere, probabilmente i suoi studenti sono diversi dai miei, non lo so, ma ai miei studenti e alle superiori eh, gli dici: come si chiama il tuo sindaco? chi è il presidente del consiglio ma gli chieda no, ai, suoi, ma... ai suoi studenti che valori hanno chieda no, che... ai suoi studenti no, guardi, che cosa a loro io, interessa io, io... le risponderanno, no. le risponderanno sì, sono, sono sì, lì non per sapere sì, il sindaco sì, della, sua, della no. città sono ma non lì non è... perché allora, hanno dei problemi è importante... più grandi c'è cioè, il diritto al futuro no, non è, è importante per loro. il fatto il di conoscere il nome del sindaco è che vuol dire che tu ti senti parte di una comunità e sai chi è attorno al la tua comunità e, 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 allora, e che, i ruoli che hanno non ci mancherebbe altro. Allora a me ragazzi, a me dispiace dirvelo, però io vi rimanderei a casa tutti quanti, destra e sinistra. Anche il conduttore. No, tu, no, tu, no, tu anzi, facciamo qualcosa insieme. Il punto è che, eh, qua, a me sembra innanzitutto da parte vostra una democrazia senso unico: cioè, quando parlate voi, bisogna seguire le regole, quando parla per lei, allora siamo omofobi, razzisti, eccetera. No. Allora, la verità è una sola, e ti parlo di una cosa che ti porterò nel caso posso tornare, magari. Il terrore, terrore corre sul filo. No, 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 ve lo spiego, ve lo spiego. Nel 2021 mia figlia Sveva è stata riportata da un mio video su Instagram perché noi eh, allertavamo già il nostro paese, no, l'Italia di questa ondata walk, di questa ondata di queste cose che parla il signor Bellato, LGBT, eccetera, eccetera, dove c'è questa confusione all'interno delle scuole. Io, e ve lo dico, mi prendo le mie responsabilità anche perché ho fatto un, un mega litigata, una mega litigata con la... Con la caserma Edel, tanto per cambiare, siamo amici, però ormai. Praticamente, io ho riportato il fatto che gli insegnanti americani di mia figlia, in, in terza media, chiedevano il primo giorno di scuola a mia figlia di 13 anni se lei è maschio o femmina a mia insaputa e come vuole farsi chiamare in classe. Io ho tutto riportato, quello che sto dicendo, è tutto scritto, email eccetera, quindi non venite a rompermi le scatole, mi banano un'altra volta questi. <ride> Comunque, ehm, io ho detto sono impazziti, ho fatto un casino, alla fine ho sistemato tutto e ho riportato nella linea dei valori come madre, i miei valori, è nasci femmina, nasci maschio, poi a 18 anni vuoi tagliarti il pene, vuoi fare quello che vuoi, fai quello che vuoi, però il punto si è si i, bambini la... si toccano, si. i bambini non si toccano, i bambini non si toccano. Questo è il sistema americano. Però si, è si, a Vicenza, è... nella nostra terra. Chiaro, chiaro, ma è il sistema ma americano. Solo... Però si, si, fa vedere, si fa vedere la cover del telefono, la possiamo inquadrare. Trump 2024. <ride> e infatti quando tornerà Trump tornerà la pace nel mondo. <ride> Corrado Dello Cortese, volevo sentire anche, anche la sua opinione. Ho detto bene. No, no, sì, sì, beh, <ride> ci sono almeno <ride> 16 temi su cui esprimere No, esatto, vabbè, vabbè, vabbè. Era turbato. Già, no, già, già, la, la, la cover l'avevo la notata subito Appena entrare su di lui. Anche tu amavi Israele. C'è cioè, tutto un mondo meraviglioso, un, 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 un sottobosco putiniano, un Trump che arriva. E tu sei israeliano e tu Walker, ami Israele? E, ok, ok. No, dillo, l'hai fatto no, no, la e, manifestazione. Eh, certo, per certo, in... ho detto, lo dillo. dillo, dillo. Lo dillo. Eh, eh. Eh, anzi faccio onore a questa emittente. Esatto, anche io faccio la mia. Eh, no, la, il problema è, è verissimo eh, quello che diceva il, il collega Bardini sul discorso, sul discorso che i giovani hanno dei valori. Il problema è che i giovani, secondo me, eh, si avvicinano o meno alla politica quando si avvicina o meno la, a, il politico si avvicina a loro e dà un'idea di concretezza, di futuro. Oltre che dell'ambiente, anche su, 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 sul loro futuro si investe. I, I ragazzi sanno benissimo se si investe o meno sul loro futuro. Certo, un Matteo Salvini che negli ultimi 15 anni butta 63 miliardi nel, per la quota 100 e oggi e ieri e l'altro ieri a Vanvera dice che è importante investire sui giovani, i giovani non sono stupidi, sanno che. Si sono buttati 63 miliardi in quota 100 per beccarsi dei voti da determinate fasce e quindi non si è investito in quel settore. E così andando sul PNRR, ieri, non 200 anni fa, ieri la Corte dei Conti è andata dalla sua Meloni che lei dice che gli italiani l'apprezzano e sono innamoratissimi, e ha detto... Ha detto la Corte dei Conti, cari signori, ma come state gestendo questo PNRR? Fate dei tagli lineari che non hanno né capo né fine relativamente alla sanità? Fate dei tagli lineari su, relativamente a dei progetti che non hanno né capo né coda e non chiudete la parentesi, soprattutto nel mondo dell'istruzione e nel, nel mondo anche dei, degli istituti tecnici? Ricordo che una fetta molto importante, ma che ha un peso ponderato relativo, P è stata destinata dal PNRR proprio agli istituti eh, tecnici. Sì, ma pensate che giustato, i ragazzi iniziando. a scuola, non faccio questo mestiere mm -hmm. io, io lavoro nelle aziende, ma voi che siete a casa, pensate che i ragazzi non sappiano che la politica si disinteressa assolutamente, o una parte della politica, o una parte della politica, soprattutto quelli, che, in particolare quelli che si mettono le felpe con, con Putin disegnato, si occupa... Pensano che questa politica si stia occupando del loro futuro? No, secondo me no. Sanno che sono stati buttati negli ultimi quattro anni 63 miliardi per quota 100. Sanno, sanno che manca. la Corte dei Conti sta bocciando. Ma certo che lo sanno, ma, ma, ma sì, è ovvio perché basta parlare con loro, basta parlare con loro e loro sanno. Eh certo, parlate con voi. Marlin, un minuto, perché poi dobbiamo no, fare velocissimamente. Fare pausa. Eh, lo stato dei giovani a Vicenza, eh beh, direi che è rappresentato dal fatto che i giovani che si impegnano al liceo e poi all'università o agli istituti tecnici, a 33 anni diventano sindaco. Abbiamo degli assessori che ne hanno 31, 32, abbiamo una consigliera comunale che ne ha 18, abbiamo una consigliera comunale che ne ha 28. Eh, eh, mi pare che questo solo questo testimoni e la era... Eh, eh, era... Eh, non era eh. il discorso eh, che ho eh, fatto io io non ho paura eh, cioè, un ricordiamo certo una cosa che io la maggior parte dei giovani vabbè. oggi sono sottopagati e ho vanno ho su OnlyFans a prostituirsi quindi non raccontarmi ah, questa, questa storia anche, e anche cioè, su dai, questo possiamo dai, dedicare una puntata ultima pausa e poi dritti fino in fondo Sergio Verlato, abbiamo visto quel cartello con questo sondaggio pubblicato oggi dal Corriere della Sera su base nazionale. Le piacciono quei numeri? Sono attendibili anche per il Veneto? Eh, sono un po' anche una risposta alle teorie sinistre che abbiamo sentito prima, no? Quei sondaggi sono il modo in cui gli italiani condividono meno le teorie sinistre. Allora, io credo che quei sondaggi siano sottovalutati. Eh, perché ritengo che da qui al 9-8-9 di giugno Fratelli d'Italia aumenterà ancora di un paio di punti percentuali. Il problema non è questo, il problema è legato all'astensionismo, che è il vero problema, cioè delle persone che, eh, sentendo anche noi che discutiamo di tante cose, eh, non crede più alla politica, perché eh, ogni giorno è chiamata ad affrontare i problemi quotidiani che per tantissime persone sono delle montagne da scalare in perfetta solitudine, senza avere l'aiuto né della politica né delle istituzioni. Eh, il primo partito è quello di coloro che non credono più nella politica, quindi tutti i partiti si devono mettere in testa che devono attirare giovani e meno giovani a tornare a essere protagonisti della politica, se le persone non si interessano della politica, la politica si interessa comunque delle persone e come adesso sento qualcuno che dice no, io all'europeo non vado a votare perché così faccio un dispetto all'Europa. Voglio ricordare che verranno comunque eletti 705 parlamentari europei in rappresentanza di tutti i Paesi membri e anche se andassero a votare metà delle persone rispetto all'altra volta comunque verranno eletti 705 parlamentari allora la questione non è che si fa un dispetto a qualcuno se non si va a votare verrà eletto qualcuno che magari ha delle idee che sono diametralmente opposte alle tue quindi è importante andare a votare e essere protagonisti anche in Europa, chi considera l'Europa una realtà astratta e lontana più portata a darci le multe per le quote late o infliggerci gli obblighi per la sicurezza nei posti di lavoro o di natura ambientale. In realtà l'Europa è una fonte di grandissime opportunità che devono essere conosciute per essere sfruttate. L'Europa è l'origine delle decisioni. Più del 70, quasi l'80% della legislazione degli stati membri non è altro che l'applicazione di decisioni comunitarie. Quindi o siamo là protagonisti o altrimenti subiamo le decisioni prese da altri. E ora dobbiamo fare in modo da creare le condizioni perché tornando alla questione della, dei giovani, se hanno meno valori, noi dobbiamo. Educare in maniera adeguata non solo nella scuola, ma soprattutto nelle famiglie a rispetto dei valori e non creare incertezze. Prima parlavo della teoria gender, no? che è quella teoria che ti dice che tu nasci maschio o femmina e poi puoi scegliere di diventare o uomo o donna o una delle 49 varianti intermedie che uno può concepire nella teoria esempio. Cioè, la questione ancora, cioè, è ancora che speranza, ho capito che quando speranza ti, per ho, ti ho, ti ho già detto sì, invece per te non c'è più speranza. No, per me non c'è ma mai stata, oh. ma vi prego, pre 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 non c'è mai stata. Vi prego. ieri è stata, è stato il 19 di marzo. Per noi è la festa del papà. Per i sinistri è la festa di genitore 1, genitore 2. Ecco, tanto per fare un piccolo esempio. No, dai, allora, la questione no, sta in questi no, termini. Proprio vero. per non creare confusione nella testa dei, dei ragazzi, dobbiamo far capire che, eh, voglio ricordare che nelle scuole, ripeto, l'insaputo dei genitori ecco. vestono. I bambini da, da bambine e con il rossetto, guarda, questa non è una. una provate a chiedere. Ma il non è capitato a chiedere, però io una volta, io non capisco. Fortunatamente cosa fortunatamente non è così no? in tutte le, le scuole. Le quote là Succede con... molto che non spesso, succede mi molto perdo, spesso. Mi perdo, e voi mi perdo. sinistri state Sinità. mettendo confusione nella testa dei bambini siamo, siamo... attraverso le vostre insane teorie. Onorevole. Dobbiamo, con l'aiuto della, della famiglia, dobbiamo educare correttamente i figli e mettendo nelle condizioni poi un Fare proprio scelte. Allora, ah, uno non si sente uomo, si sente don... sarà lui a scegliere, ma non è che io in, a scuola Ci devo andare manuale, a creare confusione nella avuto... testa dei bambini: è un tutorial allora, che qualcuno. Imponga ai miei figli e ai miei nipoti ah? una confusione mentale che si può poi ridurre in maniera Speriamo drasticamente negativa i tuoi, i tuoi a danno nipoti, dei miei figli. Priorità, Se voi volete donna, insegnare ai vostri imparati, bambini che siamo... non c'è differenza tra uomo però, e donna, anche perché nipoti. magari molti di voi ah. non sono ben identificabili, ah. siete. Cioè, Dico, semplicemente, io voglio cittadina semplicemente cittadina. che Fermi. venga rispettato il mio diritto di genitore di Le... fare in modo di educare i miei figli secondo i miei valori e i miei principi. Voi educate i vostri figli come volete. Io in inviterei Un minuto Berlato un minuto per una e, domanda e che vannaggi. circolava durante la pausa pubblicitaria. È vero che qualcuno conversato. dentro Fratelli d'Italia non vuole la sua ricandidatura al no, no, Parlamento Europeo? Un minuto! Un minuto è vero, è vero. E coloro che temono che, eh, che io sia candidato, perché eh, sono quelli di Fratelli d'Italia che temono la mia candidatura. Questo è quanto, anche perché, eh, dicevo, anche alle luci qualcuno dice: Ma nessuno più ormai segue Berlatto. Venite a vedere, guardate a vedere nelle mie pagine social, due eventi, una settimana, più di 5.000 persone sono Mi ha battuto. <ride> chiaro? Più di 5.000 persone. Allora è chiaro che qualcuno teme la mia candidatura, ma io sono eh, ho il 99,58% di presenza del Parlamento europeo negli ultimi 5 anni. Persona della Fedina penale perfettamente pulita, sono portatore d'arme per difesa personale che comporta una condotta inteserrima. Non ho eh, non, non non, no, ma. No, no, eh, non fumo, non bevo caffè e non mi drogo. Eh. È semplicemente e questo, mi pare di capire non metto rossetto. Eh, <ride> e non metto il non metto non metto rossetto, rossetto. Ed è diventato Berlato Ferrari E quindi allora partita. sarà una bella competizione perché nelle 14 persone che saranno candidate, metà uomini e metà donne, verranno eletti quelli che prenderanno più preferenze. Non mm. quelli che paraculandosi. La segretaria altre... dei partiti sono messi in un listino bene, in modo tale bo... che le televisioni intenditore... scegliere: saranno allora, gli elettori a scegliere chi mandare in Europa. Torniamo Tocchetto. Rivediamo ancora eh, quei sondaggi. Eh, 5 Stelle molto vicini al Partito Democratico. Beh, allora diciamo che la battaglia tra le due, diciamo eh, da, un, da un periodo di tempo, è sempre molto lì oh, lì o il PD è al 20%, 19%, 21%, insomma noi puntiamo per l'Europa, per le elezioni europee, di superare ampiamente il, la percentuale del 20%. Poi è indubbio che non lo chiamiamo campo largo, che piace poco, piace, tante, o piace a pochi o piace a tanti, però... Eh, indubbiamente il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico una via comune la devono trovare perché anche se le elezioni europee sono singole quindi i partiti prendono Ognuno i loro voti proprio... questo deve essere come dire, il biglietto da visita per costruire il futuro eh, premier e programma per il 2027 dove si andrà a votare per scadenza naturale alle elezioni e comunque eh, diciamo le, le, le candidature adesso usciranno, per cui sono certa anche che quando si avrà idea di chi sarà in lista e ci sono degli ottimi nomi, soprattutto anche in questa circoscrizione, e probabilmente il Partito Democratico avrà già un sondaggio migliore. Senta, eh, se però dovesse esserci questo sorpasso eh, per Elie Schlein, la segretaria, eh, inizia un momento di riflessione? Ma Perché... Io non credo, nel senso che, primo, non credo nel sorpasso, secondo, la, la, la segreteria della Schlein in questo momento qui è molto salda, anche... Eh, con una buona collaborazione con Bonaccini che probabilmente forse potrebbe essere uno dei candidati nella lista delle europee e quindi è una, sta, è una segreteria che sta, che sta lavorando guarda molto, il molto che sta sta lavorando molto bene quindi io penso che non <ride> ci e saranno problemi che che non da questo punto di vista che là scrivendo. però ho capito che Berlato stando in Europa ha capito come funziona un po' il Parlamento europeo e aspetto anche il manuale per la frigittrice d'aria visto che <ride> ormai è un tutologo a, allora, a 960 una, gradi una domanda, una domanda per, eh, eh, per Olivo e, è vero che alle europee ognuno va per conto suo di fatto no? per il tipo di legge elettorale senza entrare nei dettagli perché altrimenti ci perdiamo perché ogni, ogni comune ha una storia a sé però a livello locale il centro-destra sta facendo fatica no? a fare squadra. Allora, eh, credo che ci sia legato più a un problema di alcuni personalismi eh, più che di partiti, e mh, con molto dispiacere perché eh, se andiamo divisi rischiamo di perdere, eh, questo oh, mh, purtroppo è un dato di fatto. Lo dice anche la storia delle comunicazioni, no? Eh sì, io oh, per quel che, che mi riguarda, sto cercando davvero nei comuni che, ai, ai quali insomma io sono vicina mh, fisicamente e i quali anche il coordinatore provinciale mi ha dato da seguire è quello di cercare il più possibile di andare in maniera unitaria e purtroppo mh... Alle volte ho delle amarezze interne in casa mia perché ciò che magari tu conosci molto bene nel territorio e sai quale risultato potresti portare a casa, poi mh, vedi qualcuno dall'alto che non se ne rende conto e eh, manda all'aria tutto un lavoro fatto. E lei insomma. dice più che programmi di partito è un problema di interpreti a livello locale. Eh, oggi è arrivata, oggi no. è arrivata questa, questa dichiarazione, ad esempio, di, di Stefani. Alberto Stefani: La Lega fa corsa a Senna di Stefani, se, se l'è fatta, se l'è mangiata non l'ha mm. condivisa, condivisa certamente con eh, anche se ha tirato in mezzo oh, Forza Italia perché mi sono preoccupata di sentire immediatamente il coordinatore regionale mi dice no, mh, cioè, questo, se, se l'è detta, se l'è fatta, insomma se l'è mangiata quindi dico ehm, c'è un po' di amarezza su queste cose, no? Eh, io adesso volevo parlare solo del mio partito, però eh, diciamo che eh, la Lega ne sta facendo eh, di, di cotte di crudo in questo momento. Mm. Eh, probabilmente è legato e, anche a quel sondaggio che abbiamo visto, no? cioè trovarsi in difficoltà a Ma porta probabilmente sì, probabilmente ansia. sì, però eh, probabilmente si comporta in maniera un po' disordinata, eh, un po' tutti perché vogliono prevalere sull'altro. Eh, non capendo che invece, eh, quando si è in coalizione eh, sarebbe importante. È anche eh, tenersi incordata tutti perché tutti ne hanno vantaggio. Perché se perde eh, Forza Italia, se perde la Lega o se perde Fratelli d'Italia, cioè, vuol dire che perdiamo tutti perché se non siamo uniti perdiamo tutti. Certo. Quindi eh, è, è un'amarezza. Che purtroppo eh, io mi rendo conto, probabilmente, avendo un retaggio molto di vita amministrativa perché, appunto, avendo fatto il sindaco molti anni, essendo un consiglio comunale da molti anni, io la mia gavetta me la sono fatta da consigliere da. Assessore da sindaco, le fate tutte. Tu vivi in mezzo alla realtà della gente e, e, e alla realtà territoriale, poi invece ti trovi delle persone che sono molto al di sopra, che hanno fatto poca vita territoriale, che non conoscono la territorialità e pensano che politicamente funzioni così. No, non funziona così. Cioè, la, la base. Amministrativa è ben diversa dalla certo. superiorità tra virgolette politica. Allora, se possiamo vedere invece a proposito di sondaggi, il nostro sondaggio, che naturalmente non ha valenza scientifica, però è sempre indicatore di un certo sentimento, ZAI è candidato alle Europee, il 63% ci dice sì, ecco, i conti non tornano, 63-38% c'è una, un... una percentuale in più, però immaginiamo che però sia. I no sono alti. Eh. Però i no, i no sono alti, e d'altra parte credo che tra i no abbia votato anche lui, se, <ride> se, se <ride> Siamo alle Sicuramente. stiamo alle ultime <ride> dichiarazioni. In un flash? No, no. Uno zaino in Europa fa molto comodo a più di qualcuno. Beh, ad esempio, eh, Fratelli d'Italia, di no. l'abbiamo capito. Eh, no, L'osservazione che volevo fare rispetto alle, alla, alla slide sulle, sui sondaggi è il numero di seggi e, e la, il posizionamento di Fratelli d'Italia in Europa. Credo che questo sarebbe interessante da. Da discutere anche, magari in una prossima in trasmissione In una prossima, di sicuro. Siamo nel gruppo dei conservatori riformisti europei. Sì, ma, eh, nel tutto, dei tutto, sì in ma tutto il corteggiamento diciamo che sta avvenendo sembra portare. Meloni verso il centro e verso il no, Partito no, no, Popolare. E quindi, nel... e quindi questo è molto interessante. Noi perché siamo del gruppo dei conservatori. In questo e momento. In questo e rimaniamo momento. lì. Ah, voglio vedere. Alleati, fatto voglio vedere, di vedere cosa succede. Riusciremo sei... alla maggioranza di centrodestra sei, sei per... e finalmente a scalzare il centro-sinistra. Sì, di vedere cosa succede. Sai perché Vannacci piace? Perché Vannacci al momento non è un politico. Il giorno che diventa politico non lo guarda più nessuno e Ivanacci adesso piace perché è un ribelle, perché è una persona che il popolo lo sente dentro, cioè a me vedere, scusami, per carità, io sono conservativa, sono di destra, eccetera, cioè, però vedere la Meloni che si fa baciare in testa da Biden, quante <ride> ne dovrà fare quando torna Trump per tornare nelle grazie di Trump, perché torna Trump a novembre vi aspettiamo. Comunque gli dà le armi all'Ucraina continuiamo questi stanno morendo è un disastro la gente muore e questa si fa baciare nella fronte da allora, Biden allora Cortese per una battuta finale votate il PD no, i più di, fordo. no, no, fordo. no ma neanche quello votate PD se non fossi stato ah, mi hai chiesto perché non voti cioè non Comunque, farebbe amore, no eh, non farebbe, eh, ma non... tu parli di putti e poi no, dici se non farebbe, se metti la maglietta, farebbe... maglietta di putti tu mettiti la maglietta di Netanyahu posso... e ammazza i bambini cioè dai adesso non non c'entra ma per tentare io sono pro sono pro sul fatto dopo le 7 ottobre, quello che vuoi. Ma, ma, ma ora stai esagerando. Ma all'evento di Vannacci, sono... all di Vannacci ma, lo, fa... lo farai parlare? Ma, ma certo che lo <ride> no, farai, no, farai parlare. No, parlare. ma perché lo farai perché parlare, tu, non è che parlerai solo tu. tu no. racconti... Ma se lo, lo cortesia, fai perdere il tempo all'onorevole che deve fare campagna elettorale. Tu racconti, tu vuoi raccontare al pubblico delle storie tue. Parli male, metti la maglietta di Putin, Salvini, a parte che a me di Salvini non interessa. Il punto è, per cortesia... Modifica un attimo le tue parole perché tu sei, hai fatto anche la manifestazione pro-Israele, tutti ti hanno tutelato, non hai avuto le la mobilitazione in corso Palladio. Quindi ti sto parlando da eh, persone che stanno creando degli eventi, di luoghi dove si, si può incontrare. Però non parlarmi male di Putin quando tu comunque supporti Netanyahu che sono più o meno la stessa cosa. Eh, allora, 30 secondi però Tanto, perché siamo già oltre. No, no, per fake news io non supporto, non supporto eh, Netanyahu, difendo l'esistenza okay, di, di Israele, okay, non supporto okay, assolutamente okay, Netanyahu, l'avevo detto a, 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 ottimo, lo, e lo dico, lo ribadisco ottimo. più volte. Eh, due, un, un, due cose, secondo me, non dimentichiamoci, nell'elenco che abbiamo fatto, eh, alle europee ci sarà sicuramente l'opportunità di votare eh, chi pensa che i problemi del, del, dell'Europa siano il gender, i libri che ci sono a scuola o non i libri che non ci sono a scuola, chi, chi veste come, cioè stiamo Le parlando sintesi, di queste cose. Lato, posso, finire, posso finire? Votate posso finire? Possiamo finire, possiamo finire, stato no, no, è stato un silenzio. C'è anche un, un, un... non ci sono solo i sinistri, ci sarà, potrebbe esserci una sorpresa e i teatri pieni di gente che dice che il futuro sono gli Stati Uniti d'Europa quando sarebbe, fa, bello, quando, sarebbe, eh, bello. sarebbe be bello se sa noi giovani ci credessimo ti, ti inviteremo, Ma ti noi inviteremo sicuramente non quindi c'è una somma di percentuali per che non abbiamo tenuto conto ancora che potrebbe essere la vera sorpresa e che l'Europa non è eh, i sinistri o Uh, la, 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 tanti anni le, quote le, le quote sorprese. latte o le quote latte c'è un mondo venero. sono gli elettori che fanno le sorprese a voi Latti di solito grazie Corrado Cortese Latti Massimo Latti Bardino, Latti. Bardino Antonella grazie Tocchetto mille. Sergio Berlato Michela Morellato grazie. Rossella Olivo grazie davvero spero grazie di avervi ancora ospiti prossimamente venerdì torna prima serata buonanotte